Ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free per il notiziario di Padova e Rovigo. Apriamo la pagina dell'informazione con un servizio che arriva da Abano Terme e parliamo di ex discarica in odor di mazzette. Quanti rifiuti pericolosi contiene l'ex discarica di Via Guazzi nella frazione di Giarre di Abano? Se lo stanno chiedendo in questi giorni gli investigatori della Guardia di Finanza diretti dal pubblico ministero Federica Bacaglini. I lavori di bonifica dell'ex discarica se li è aggiudicati provvisoriamente il 30 maggio scorso la ditta Pistorello SPA per quasi 3 milioni di euro. Esattamente 23 giorni prima che l'amministratore della società per azioni, Luciano Pistorello, finisse agli arresti domiciliari e il sindaco Luca Claudio in una cella della casa circondariale di Strada Due Palazzi. No, sindaco e imprenditore non sono stati arrestati ovviamente per la bonifica. Le indagini sull'ex discarica di Giarre sono entrate nel vivo dopo il blitz del 23 giugno. Gli inquirenti sospettano che si sia voluto effettuare la gara di appalto in fretta perché i lavori venissero affidati alla ditta Pistorello. I sospetti, i maligni o i più informati, come riporta il Gazzettino, sostengono che l'ex discarica non contenga affatto rifiuti tossici e che con l'appalto non si sia fatto altro che indebitare il comune di Abano di 3 milioni e 216 mila euro con la regione, un prestito che finirebbe per pesare enormemente sul bilancio pubblico. Il 20 luglio 2014 il comune aveva approvato il progetto definitivo per la bonifica dell'ex discarica di Via Guazzi, usata fino agli anni 70 per l'interramento dei rifiuti urbani del territorio comunale. Insomma, dopo 40 anni era stato deciso di risanare la zona. In quell'occasione il sindaco Claudio aveva spiegato: è un terreno dove venivano portati anche rifiuti inquinati e che oggi deve essere risanato. Ci sono finiti anche rifiuti tossici. Puntiamo a bonificare l'area per poi riutilizzarla con una variante urbanistica. Sulla bonifica dell'area di Via Guazzi, che ha una superficie di 10.000 metri quadrati, era intervenuta subito la regione. La giunta di Palazzo Balbi ha concesso al comune di Abano un prestito di 3.216.400 euro. Non un finanziamento a fondo perduto, ma un prestito senza interessi che il comune dovrà restituire. Per la verità, i sospetti che nell'ex discarica non ci siano rifiuti tossici non ce l'hanno soltanto adesso gli inquirenti. In molte sedute del Consiglio Comunale, i consiglieri della lista Cittadini per il Cambiamento all'opposizione, durante gli anni dell'amministrazione di Luca Claudio, hanno tonato via voce e fatto mettere a verbale che nell'ex discarica di Giarre non c'erano affatto rifiuti speciali. Quindi l'indebitamento con la regione era inutile. Non solo, ma qualcuno sostiene anche che il funzionario del comune, al quale era stato inizialmente affidato l'incarico di redigere il progetto per il recupero ambientale, a un certo punto se ne andò dall'ufficio tecnico di Abano. Era contrario ai lavori di bonifica? Il 30 maggio si è riunita la commissione per l'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto. La commissione, presieduta dall'architetto Maurizio Spadot, capo dell'ufficio tecnico del comune, e composta da due ingegneri in qualità di membri esterni, come ribadisce lo stesso Gazzettino, ha valutato l'offerta più vantaggiosa per i lavori di riqualificazione ambientale. E l'offerta più vantaggiosa è stata fatta alla ditta Pistorello SPA di Abano, il cui amministratore è adesso agli arresti domiciliari, accusato di aver contribuito alla presunta Tangentopoli delle Terme di Luca Claudio e di Massimo Bordin, ex sindaco di Montegrotto. Il verbale dell'aggiudicazione provvisoria è stato esposto al pubblico il 1° giugno ed è rimasto per 16 giorni sotto gli occhi di tutti. Quindi molti hanno potuto leggere che nel verbale dell'aggiudicazione provvisoria è scritto testualmente in merito a due ditte partecipanti alla gara. La ditta RTI Era Ambiente SRL e la ditta Idea SRL hanno presentato riserva in merito all'offerta tecnica presentata dalla ditta Pistorello SPA, riservandosi di richiedere accesso agli atti al fine di verificare se ricorrono varianti progettuali tale da determinare l'obbligo di estromissione dalla gara. Era ricercato in tutta Europa, lui aveva scelto Padova come città dove vivere. La polizia di Padova ha tratto in arresto un cittadino polacco, WI, le sue iniziali, di 33 anni, ricercato in tutta Europa e destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d'Appello di Pescara. Gli investigatori, dopo alcuni giorni di appostamento, nel corso di un blitz in zona Stanga, sono riusciti a rintracciare il latitante, che utilizzava diverse identità e girava con carte di credito e documenti falsi. Il malvivente aveva deciso di trascorrere la propria latitanza a Padova con la compagna. Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno trovato in casa merce trafugata per centinaia di migliaia di euro di valore: gioielli, capi di vestiario, borse e oggettistica, materiale tecnologico. Inoltre, sono stati trovati disturbatori elettronici ed apparecchiature atte a disattivare gli allarmi e i sensori dei negozi.
Adesso andiamo a Borsea, nuovo furto in casa, rubano gioielli per migliaia di euro. Vediamo il servizio. Per entrare in azione hanno aspettato che i proprietari uscissero di casa, forse per andare a cena fuori, ignari di quello che sarebbe accaduto di lì a poco nella loro abitazione. Poi hanno messo a segno il colpo, scardinando gli infissi delle finestre e rubando gioielli e preziosi per varie migliaia di euro. Così si è consumato un furto in abitazione avvenuto sabato sera in via 25 Aprile a Borsea. I malviventi hanno preso di mira una villetta e hanno aspettato pazientemente che i padroni di casa uscissero. Verso le 18.30 sono quindi entrati in azione. Per penetrare nell'appartamento hanno forzato gli infissi delle finestre. All'interno hanno fatto piazza pulita di gioielli per un valore ancora da quantificare, ma che ammonta a qualche migliaio di euro. Quando i proprietari sono rientrati, un'oretta più tardi, hanno trovato la brutta sorpresa. Sul posto è intervenuta una volante della questura di Rovigo con gli agenti che hanno effettuato i rilievi di rito per cercare di individuare la banda di topi d'appartamento. Vista la modalità del furto, è probabile che i ladri stessero tenendo d'occhio la casa da alcuni giorni, in modo da prevedere gli spostamenti dei proprietari e i momenti più propizi per portare a termine il colpo. La polizia rinnova le raccomandazioni per cercare di limitare questi episodi. È importante non lasciare facili vie d'accesso ad eventuali ladri, nonché la collaborazione del vicinato, che dovrebbe segnalare alle forze dell'ordine ogni movimento sospetto. I carabinieri di Codevigo, nel Padovano, coadiuvati da quelli della compagnia di Piove di Sacco, hanno arrestato sabato scorso un uomo italiano trovato in possesso di una pistola risultata rubata e diverse munizioni. E andiamo adesso a Vigonza per parlare di un incidente stradale, un brutto frontale contro un'auto durante la gita. Purtroppo perde la vita e muore davanti ai quattro amici. Un gravissimo incidente stradale in Toscana ieri a mezzogiorno e mezzo al passo delle Radici sulla provinciale all'altezza del bivio di Sassorosso in provincia di Lucca. A perdere la vita è stato un motociclista, uno dei tanti che in queste giornate d'estate amano esplorare sulle due ruote il paesaggio mozzafiato dell'Alta Garfagnana. Il suo nome è Raffaele Rossetto, 42 anni, di Vigonza. Era in giro insieme a un gruppo di amici come lui, appassionati delle due ruote. Arrivato al bivio di Sassorosso, il motociclista si è scontrato con un'auto, anche se la dinamica del sinistro è tutta da verificare. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate. Sul luogo dell'incidente sono accorsi subito un'auto medicalizzata e l'elicottero del 118. Per i rilievi di legge sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Castelnuovo. Purtroppo ogni tentativo di salvare il Rossetto è stato vano. Non c'è stato niente da fare, il motociclista è deceduto nell'impatto. Increduli e sconvolti tutti i testimoni dello scontro, in particolare gli amici di Rossetto, che hanno visto trasformarsi improvvisamente in dramma una domenica di festa. E sempre a Vigonza, esplosione nella notte alla Banca Cariveneto di Via Grandi. Alle ore 2.20 si tratta di un furto. I malviventi hanno fatto esplodere contemporaneamente i due bancomat. Ci sono danni per 100.000 euro, sembra però che i banditi non siano riusciti a prendere il denaro. La carica esplosiva è stata eccessiva ed è scoppiato in un grande incendio. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che adesso stanno svolgendo le indagini del caso. La banca è rimasta chiusa. E andiamo a Rovigo, sulla maniglia delle stanze degli alberghi si può trovare il cartello con la scritta «Si prega di non disturbare». Era un segnale per gli addetti alle pulizie. Ora avviene anche negli ospedali, dove da quando le ASL sono diventate delle vere e proprie aziende, i pazienti si sentono veri e propri clienti e come tali vogliono essere lasciati in pace. Sentite cosa è successo: un uomo di mezza età, da poco ricoverato, ha messo sulla tastiera del proprio letto un biglietto rivolto a medici e infermieri impegnati nei giri di corsia. Ha scritto: se dormo non svegliatemi, grazie. La notizia ha subito fatto il giro dell'ospedale del capoluogo, scatenando ilarità tra lo stesso personale. Viene solo da chiedersi se verrà o meno rispettata la volontà del cliente, che si sa ha sempre ragione, o se invece medici e infermieri di turno saranno costretti a svegliarlo, evitando così di ripassare per la visita o l'eventuale somministrazione di farmaci. E rimaniamo ancora a Rovigo per parlare di spettacolo e facciamo riferimento alle Fox Ladies, sempre più famose e pronte al debutto su YouTube. Vediamo il servizio.
Un fortunale di 5 minuti ha finito col rovinare l'atteso concerto delle Foxy Ladies in piazza Rovigo. L'appuntamento con le tre sorelle Baccaglini era previsto alle 21.15 di sabato, ma alle 21 la pioggia e il vento hanno messo KO il palco e così pure il saggio delle Voice University assieme all'esibizione delle ballerine dell'atelier danza sono stati quindi annullati. La contemporaneità della partita Italia-Germania non aveva scoraggiato i fans delle Soul Sister giunti a Rovigo per omaggiare le tre cantanti polesane, balzate agli onori della cronaca nazionale dopo il successo ottenuto al talent show di Rai 2 The Voice of Italy. Ambra Baccaglini non se l'è proprio sentita di iniziare il concerto, vista la pericolosità del palco bagnato. È stata la scelta sofertissima, commenta. Ci hanno comunque già chiesto di provare a rifare tutto a settembre. Ora vedremo se sarà possibile. Venerdì sera al Risto Pizzeria Piper di Lendinara, le Foxy Ladies avevano fatto un'anteprima dello spettacolo previsto a Rovigo, facendo registrare il tutto esaurito. L'unica consolazione per gli ammiratori delle Foxy Ladies è stata quella di apprendere che l'estate sarà piena di concerti per loro. Mi spiace davvero tanto che 5 minuti di maltempo abbiano causato l'annullamento del concerto, afferma Federica Baccaglini, anche perché la Voice University quest'anno compie 10 anni e non era mai successo che saltasse un saggio finale per la inagibilità del palco. Comunque il 13 luglio saremo a Ferrara, al Sebastian Pub, il 15 luglio a Villanova del Gebbo, in una serata pro associazione Olga per i bambini bielorussi, il 24 a San Bellino presenteremo la sfilata di moda SBAM, il 28 luglio saremo in piazza Copparo, il nostro storico pianista Graziano Beggio sarà in versione inedita. E molte le novità per le tre artiste villanovesi. Stiamo lavorando a brani inediti, facciamo da modelle curvi per un negozio di abbigliamento di Occhiobello. Abbiamo terminato il contratto con la Rai, ora siamo con Rai Universal, racconta Sara. Presto apriremo un nostro canale YouTube, utile a promuovere le nostre canzoni. Seguiamo le previsioni del tempo con il meteo. Un caro saluto a tutte le amiche e anche a tutti gli amici che seguono ilmeteo.it. Previsioni per martedì 5 luglio. Alta pressione sull'Italia, tempo soleggiato e qualche temporale però sulle Alpi. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, possibili temporali lungo i confini alpini e sulle zone adiacenti ad essi. Il clima sarà comunque gradevole. Al centro continua il bel tempo prevalente, con cielo sereno, isolate precipitazioni, anche qui saranno possibili sul Frusinate montuoso. Raggiungiamo infine anche il territorio del sud, ennesima bella giornata soleggiata. Su tutte le regioni il cielo si presenterà infatti sereno o poco nuvoloso. I venti saranno deboli e da direzioni variabili. Temperature previste per questa giornata del 5 luglio. Minime che non subiscono grosse variazioni, con valori che saranno compresi tra 17 e 23 gradi. Durante il giorno invece ci attendiamo 23-31 gradi al nord, 28-33 gradi al centro e tra 27 e 32 gradi al sud. Il meteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, perché solo così sarete aggiornati sulle nostre news. Arrivederci! Bene, gentili telespettatori di Prima Friera, questa è l'ultima notizia per quanto riguarda il telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale.